A Sala Prove torna anche il momento dedicato alla musica dal vivo. Oggi siamo in compagnia di Sergio Piras e Rossella Camillini. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Insomma. La giornata non aiuta decisamente. Allora, oggi siete qui perché c'è questo progetto di cui siete, insomma, tu sei il fondatore di questo nuovo progetto che si stacca dal progetto Tamurita completamente. Sì, è una cosa nata in maniera piuttosto semplice, nel senso che abbiamo sempre suonato in acustico, mi è sempre piaciuto, comunque si parte come un po' tutti attraverso chitarra acustica, cover, con altri strumenti, comunque si è andati un po' così. Quindi da un paio d'anni poi questa particolare affinità musicale con Rossella, che è entrata in Tamurita, è una serie di percorsi. Abbiamo lavorato su una serie di cover che io definisco sempre un po' il mio mantra, mi disintossico anche dai brani miei, perché così torno un po' indietro nel passato con quei classici che ho ascoltato, che ho assimilato, che insomma mi fanno star bene anche, quindi è anche un modo di riproporti, di cantare anche altra musica che ti piace. Certo, tra l'altro poi ci stavamo facendo un po' una chiacchierata, mi dicevate entrambi che comunque suonate tantissimo con questo progetto, a parte, sì, vabbè, lasciamo proprio completamente da parte di Tamurita, i Tamurita poi ne parleremo magari, certo, in un'altra occasione. Oggi dedichiamo completamente la puntata invece a quest'altro progetto in cui fate principalmente cover, esatto, anzi solo cover. No, facciamo principalmente cover, poi naturalmente il fatto che insomma sei di Tamurita, ogni tanto ci scappano quei brani. Fate cover storici anche dei Tamurita. Sì. Insomma, anche dei brani Tamurita, diciamo. Alcuni li, insomma, li mettiamo sempre in mezzo. Certo. E poi mi dicevi che è nata appunto un po' come cosa per disintossicarti, appunto, e poi alla fine però è uscito un disco. Sì, è uscito un disco, anche questo doveva essere, molte volte con la semplicità escono un po' le cose migliori. Insomma, è partito discograficamente, posso dire, abbiamo fatto un bello scatto, poi dallo scatto abbiamo elaborato una copertina, dovevamo mettere solo dei brani in rete, poi da lì in poi è diventato un progetto discografico, si trova in tutti i portali, download, Spotify, eccetera, eccetera, iTunes, e anche fisicamente c'è stata la produzione di questo CD con 10 cover che abbiamo scelto, diciamo, gli abbiamo dato anche la dicitura Winter Edition, perché okay, è un po' più da viaggio, un po' più scuro. Okay. Parliamo un po' di quello che è contenuto nell'album, ma in realtà anche di quello che fate voi, nel senso che fate cover, ma che cover fate? Che come le riarrangiate e quali pezzi magari può ascoltare un ascoltatore? Vabbè, parto un po' da quegli artisti che mi piacciono tanto, quindi magari Eddie Vedder, Cash, mi piace però girare intorno, cioè a volte prendiamo anche delle cover assurde, tipo abbiamo preso una versione di Nothing Else Matters dei Metallica, l'abbiamo rifatta Bluegrass, riascoltata anche da una band degli Iron Horse americani, insomma prendiamo anche delle cose a volte non necessariamente rock o alternative, possono essere anche pop, però le trasformiamo, è molto piacevole perché è creativo. Certo. Quindi utilizziamo questo metodo. E poi tra l'altro una cosa anche un po' insolita, nel senso che poi tra l'altro gli unici strumenti che ci sono nel vostro progetto sono la tua chitarra e il violino di Rossella. Sì. E come reagisce il pubblico? Nel senso che comunque che la chitarra acustica, l'acustico in generale piace, il violino magari è una cosa un po' più insolita. Come reagisce il pubblico? Magari andate a suonare in un locale. Di solito quello che colpisce di più è lo strumento suonato proprio nel locale, il violino non si vede tutti i giorni, anzi oggi si sta cominciando a vedere un pochino di più, sì, però la gente ovviamente rimane sorpresa a vedere. Rimane un po' incantata, perché comunque già il violino è un po' lo strumento del diavolo, insomma, c'è cioè quelle frequenze che acchiappa tutti. Ma è anche l'aspetto comunque, dai. Sì, quindi ha una sua forza, poi insomma io ho fatto anche uno studio sulle frequenze, magari violino, chitarra, i miei bassi della voce, ci sono tre situazioni che compensano in quelle frequenze, funziona abbastanza bene. Va bene, adesso io vi lascio in pace, vi lascio suonare quello che dovete suonare e poi più tardi vi farò qualche altra domanda. Che cosa suonate adesso? Io farei un brano ripreso un po' da Cash, che è una cover anche per lui, questa è Heart. Thank you.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the whole family still try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire dealt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar chest, full of broken faults I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappear. You're a someone else, I'm still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire down. I will let you down, I will make you hard. If I could start again, a million miles away, I will kill myself, I will find a way. If I could start again, a million miles away, I won't give myself, I will find a way. Complimenti ragazzi, grazie, anche grazie. Perché io sono un grande fan di Johnny Cash, grazie mille. Tra poco torneremo in sala prova in compagnia di Sergio Piras e Rossella Camellini. Oggi siamo in compagnia di Sergio Piras e di Rossella Camellini dei Tamurita, però non per il progetto Tamurita, ma per un progetto a parte. Ciao di nuovo, benvenuti ragazzi. Grazie, ciao a tutti. Allora, ciao a tutti. Per tutti quelli che si fossero messi adesso all'ascolto, abbiamo già fatto un intervento insieme a Sergio e Rossella, abbiamo parlato di quello che è questo progetto interamente in acustico, chitarra, violino e voce, in cui si ripercorrono un po' le cover di canzoni che voi amate in modo particolare. Esatto. Quali sono adesso i progetti per il futuro per questo progetto? Certo, sicuramente porteremo avanti costantemente questo progetto, perché come dicevo prima ci dà tante soddisfazioni. Poi comunque, essendo una versione acustica, ci permette anche di suonare chitarra e violino in tante situazioni particolari. Ci è capitato di suonare insomma da Beccior locale di Caracas a diversi teatri, cioè, come dire, puoi fare un po' quello che ti piace, puoi stare dove preferisci, perché comunque ti permette di poter stare un po' dove vuoi. E dipende spesso anche dalla scelta nostra nell'esecuzione dei brani, può essere molto elegante e nello stesso tempo molto rock and roll, in poche parole, questo certo. È il discorso. E abbiamo idea, faremo diverse date quest'estate anche parallelamente a Tamurita, idea di fare anche poi un altro CD, perché infatti questo gli abbiamo dato la versione Winter Edition. Magari chiudiamo le quattro stagioni, diventeranno quattro e poi vediamo. No, le quattro stagioni di Sergio Piras, farete un disco un po' più allegro. Però vediamo, insomma, comunque l'idea di base è questa, poi ci piace, suoniamo ogni cosa, poi arriva sempre, programmiamo e non programmiamo, soprattutto
con questo tipo di lavoro. Vediamo un po' cosa ci porta e quello che ci fa piacere fare alla fine. Certo. Abbiamo preso proprio con questo intento. Ti faccio una domanda, sì, che non c'entra molto, mi è venuta in mente adesso, solo che ovviamente voi, avendo una grandissima esperienza con un super gruppo, insomma, siete sicuramente più ferrati in materia. Cosa pensate voi della musica in Sardegna? Come mai non riesce ad arrivare oltre? Allora, io credo invece che comunque negli ultimi anni, cioè parlo anche nel decennio da 2000-2010, insomma, tante band sono riuscite a uscire, a prescindere dall'avvento del reality, quindi i personaggi che conosciamo, però anche nel mondo alternativo ci sono tante band che sono riuscite comunque a chiudere contratti discografici, a girare l'Italia, oltre noi, a fare dei festival molto importanti anche in Europa, anche più di Tamurite. Cioè, sicuramente magari la mancanza, prima di tutto il mare, cioè è una cosa che tutti sappiamo, perché comunque molte volte ti preclude una serie di ospitate anche promozionali, perché comunque hai bisogno di risorse, magari stando direttamente sul continente può essere tutto più agibile, prendi un'auto, metti gasolio, qui devi prendere, parti un paio di giorni per fare una data con tutta, certo, una serie di spese, e questo è proprio un dato di fatto quello. E poi magari molte volte un sostegno maggiore da parte di quello che può essere magari la mancanza di, questa è una cosa che ho notato perché ho seguito e seguo produzioni anche di altre band, la mancanza proprio magari di uffici stampa specializzati per poter divulgare maggiormente il tuo lavoro magari da qui a fuori. Cioè, certo, questa mancanza crea a volte dei, non è quella forza, certo, per poter divulgare il prodotto. No, te l'ho chiesto perché, sì, comunque adesso stavamo parlando di questo progetto che comunque sta andando benissimo, anche i Tamurita comunque sono super conosciuti eccetera, però facendo questo programma Sala Prove comunque ovviamente siamo entrati in contatto con tantissimi gruppi conosciuti e non conosciuti, però comunque tutti molto molto bravi, quindi fa strano che, capito, che ci sia un po' non c'è una chiusura da parte loro verso il resto, sì, e quindi voler stare in Sardegna, però c'è proprio una difficoltà a riuscire ad arrivare fuori. Allora, prima di tutto bisogna necessariamente valutare il fatto che molte persone oggi si riversano magari in altri progetti, bisogna comunque scrivere brani, cioè entrare a far parte di un lavoro discografico, perché comunque il lavoro discografico ti porta nel tempo rispetto ad altro, puoi entrare in festival particolari, puoi iniziare a girare, ti possono, certo, comunque, ti può aprire altre strade, quindi il fatto che molte persone oggi non scrivano più e magari valutano altri percorsi più semplici per suonare in giro, però nello stesso tempo si stanno limitando un'ipotetica crescita. Certo. E quindi magari ci sono anche tanti bravi musicisti però che non lavorano in quel modo. E questa cosa probabilmente non aiuta. E poi comunque nella musica bisogna fare dei sacrifici anche economici, valutare degli investimenti, perché come un'azienda bisogna divulgare quello che fai, devi mettere in moto tutta una serie di cose, certo, che prima devi stare un po' al passo coi tempi. Giusto. Va bene, scusate, sì, per questa parentesi, non volevo togliere spazio a niente. Comunque, grazie mille per essere stati, grazie, qui voi, con noi oggi, e ovviamente vi rinnovo l'invito per il futuro, sia con questo progetto che con i Tamurita, ovviamente. Adesso vi lascio lo spazio per suonare un altro pezzo. Che cosa ci suonate? È un brano ripreso da una colonna sonora di un film. Quando ero piccolino guardavamo Bud Spencer e Terence Hill, quindi vi faccio un po' questo brano Trinity. Sergio Pires e Rossella Camellini su Radio Lina. He's the guy who's the talk of the town with a restless gun. Don't you brother to fooling around, cause if I'm missing around, boy, cause if I'm missing around. You may think he's a sleepy tight guy, always take his time. Soon I know you'll be changing your mind,
when you kiss you use again, boy, when you kiss you use again. He's a top of the West, always cool is the best. He keeps late with his colts for the fight. You won't brother to fooling around when you kiss you use again, boy, when you kiss you use again. He's a top of the West, always cool is the best. He keeps late with his calls for the town in the present sun. You won't brother to fooling around when you kiss you use a gun, boy, when you kiss you use a gun. He's the top of the West, always cool is the best. He keeps life with his cult for the Grazie mille ragazzi, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Intanto ne approfitto per ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che se avete un progetto musicale e volete partecipare a Sala Prove potete inviare un'email all'indirizzo salaprove@radiolina.it.